cominciato il nostro corso Hauser dedicato a Leonardo Sciascia, ma abbiamo fatto solo la prima lezione e poi abbiamo dovuto interromperci, ovviamente, per l'emergenza pandemica. E quindi, d'accordo con i dirigenti Hauser, l'idea è quella di proseguire registrando le lezioni e, come vedete, anche con il contributo dell'attore Christian Poggioni. Recuperiamo in questa prima lezione ciò che in parte abbiamo detto in presenza, ma allora si poteva essere in un numero non superiore a 20, quindi credo che sia opportuno a grandi linee, in modo un po' sintetico, recuperare cose che quei 20 hanno già sentito, ma altri no, e anche con l'aiuto e il supporto della voce di Christian. Ricordo che il nostro Leonardo Sciascia era nato a Racalmuto l'8 gennaio del 1921. Appartiene dunque a quella generazione di scrittori nata più o meno un secolo fa. Primo Levi, ad esempio, è del 19, Calvino, se ben ricordo, è del 23, Pasolini, di cui abbiamo parlato in passato, era del 22. Insomma, è tutta una generazione che rappresenta per molti versi, diciamo, uno dei livelli più alti, non solo da un punto di vista letterario, ma anche un po' come gli spiriti critici di quella generazione e in genere della storia d'Italia e del Novecento. E Sciascia, che poi morirà a Palermo nel novembre dell'89, in qualche modo si caratterizza per questo senso di una giustizia sempre delusa, come vedremo seguendo un po' i suoi testi. Sullo sfondo c'è quella realtà, che è quella della Sicilia e che per molti versi ha alle spalle Pirandello, nato ad Agrigento, a Girgenti, come usava dire anche Sciascia, e quindi prossimo al Racalmuto in cui era nato appunto lo stesso Sciascia. Il fatto che ci fosse alle spalle Pirandello vuol dire che Sciascia ha molto forte il senso di una realtà, che è un nodo inestricabile di verità e menzogna. Sciascia proviene da una famiglia, diciamo, della piccola media borghesia. Il padre è un impiegato nelle miniere di zolfo locali e poi con la famiglia si trasferisce negli anni 30 a Caltanissetta, dove studia e poi ottiene il diploma magistrale nella scuola in cui c'è anche lo scrittore di Daniele Brancati, che costituirà per molti versi un modello, soprattutto nella descrizione amara, ironica e feroce di quel virilismo, di quel maschilismo tipicamente siciliano, che sottende di fatto poi un atteggiamento in cui la figura comunque delle madri, no? E a testimoniarlo è il romanzo probabilmente più alto di Brancati, e cioè Don Giovanni in Sicilia. Sciascia ottiene il diploma magistrale nel 1941, all'epoca della guerra, e poi comincerà ad insegnare, si sposerà, nel 1948 ci sarà una tragedia familiare, il suicidio del fratello, che segnerà profondamente ovviamente Leonardo. Ecco, la Sicilia di cui Sciascia parla e che sempre più diventerà una metafora non solo dell'Italia, ma in qualche modo del mondo contemporaneo, è la Sicilia di Racalmuto. Il termine deriva dall'arabo Raal Maut, che voleva dire che l'angelo morto.
è già un aspetto importante perché spesso in Sciascia compare questa luce luttuosa che ha a che fare con la verità e nello stesso tempo con la morte. E Sciascia dirà in Occhio di Capra, una raccolta di suoi saggi dedicati appunto alla Sicilia, riprendendo un'affermazione di Borges, uno dei autori cari a Sciascia. Borges lo diceva a proposito di Buenos Aires: ho l'impressione che la mia nascita sia alquanto posteriore alla mia residenza qui. Risiedevo già qui e poi mi sono nato. E questa residenza che precede la nascita, paradossalmente, è uno di quei giochi logici che sono cari a Borges, questa residenza precedente alla nascita è quella che è cominciata con gli arabi. Non solo risalgo a un'origine, un etimo arabo, ma anche il cognome di Sciascia. Ancora nell'Ottocento si scriveva non con la SC, ma con la X, Saxa, con una chiara radice araba. E come dice Sciascia appunto in Occhio di Capra, Racalmuto era l'isola paese dentro l'isola provincia, nell'arcipelago delle isole Famiglie, al cui centro stava inesorabile solitudine, l'isola individua. Questo tema della solitudine dell'individuo, della creatura, è un altro degli aspetti che tornerà più volte nell'opera di Sciascia. Quando Sciascia comincia a comporre dei saggi all'inizio degli anni 50 e poi dopo, sono spesso Sciascia, scusate, saggi che rimandano a Pirandello, alla tradizione letteraria della Sicilia, e parlerà più volte di questo cuore pirandelliano della Sicilia, a proposito ad esempio di Girgenti, cioè di Agrigento, ma è un discorso che si può estendere. Dice: è la città impersonale e metafisica della prefettura, del catasto, dell'intendenza di finanza, dei tribunali. Ciascuno sembra trovi le ragioni e le certezze della propria esistenza in una certificazione e autentificazione burocratica, quasi che una di quelle dichiarazioni su carta tassata, firmata dall'ufficiale di stato civile e controfirmata dal prefetto, sia l'unico mezzo per provare la nascita e identità non solo in un concorso, ma guardandoci allo specchio o rivolgendoci a Dio. Se non si getta l'ancora dell'esistenza sui registri anagrafici e sugli atti notarili, la realtà finirà col franare da ogni parte. Basta che un incendio distrugga gli archivi o un terremoto li seppellisca. E nascono i casi del signor Ponza e della signora Frola. Allude qui alla novella di Pirandello, che poi costituisce, diciamo, anche la trama dell'opera teatrale Così è, se vi pare. E una dichiarazione di morte fa di un uomo vivo un fantasma, ed è il caso, del romanzo appunto pirandelliano, di Mattia Pascal. La Sicilia è il luogo dunque in cui il pirandellismo è, come dice Sciascia, un fatto di natura, cioè è il luogo in cui l'identità degli individui sfuma, è certificata solo sulla carta, e anche su questo torneremo spesso. È il luogo in cui le creature, gli individui nella loro solitudine vengono trasformati in personaggi e ovviamente in quanto personaggi non solo devono andare a cercarsi un autore, ma cambiano continuamente anche volto, diventano, ogni individuo diventa appunto uno, nessuno, 100.000.
È il mondo in cui domina sostanzialmente una logica dell'apparenza. L'importante appunto è quello che viene certificato e la realtà dunque sfuma in queste diverse carte. Ma dopo l'esperienza e la lettura di Pirandello, su cui agisce molto anche la lettura dei quaderni dal carcere di Gramsci, dove Gramsci aveva appunto segnalato come la poetica di Pirandello avesse delle radici locali, no, proprie dell'isola, senza andare a cercare, come abitualmente la critica farà, a partire soprattutto da Adriano Tilger, delle radici nel mondo tedesco in Simmel o nella cultura della crisi, sulla base della coppia che poi a Pirandello viene applicata tra la vita che sfuma sempre, diviene e si trasforma, e invece la forma che attribuisce una identità che in qualche modo rimane stabile. Poi, come dirà lo stesso Sciascia, dagli anni 30, dalla metà degli anni 30, quando è studente e adolescente, comincia la conoscenza degli americani, Dos Passos, Steinbeck, Faulkner, Hemingway, e questo anche grazie appunto alla suggestione che viene da Brancati, che non fu comunque nella scuola magistrale, ma è un professore dello stesso Sciascia. Si delinea ben presto una esigenza, anche attraverso gli incontri culturali che il giovane Sciascia compie sul finire degli anni 30 e poi negli anni della guerra, un'esigenza che resterà, come dire, la caratteristica della struttura della scrittura di Sciascia, cioè quella di ordinare la realtà, quella di dare attraverso la scrittura il suggello dell'arte al caos del mondo. Un tentativo di comporre il caos della vita, Gad avrebbe detto, di organare il groviglio conoscitivo, di dare attraverso la scrittura l'impronta, il suggello dell'arte, come dice Sciascia, in luce, ordine e carità, ma riconoscendo che anche questa luce ha il suo cono d'ombra, c'è una componente di mistero che vedremo sempre emergere nell'opera di Sciascia, nella sua narrativa. Il primo scritto, sono poche pagine, di Sciascia, risale al 50. Sono le favole della dittatura, che fanno ovviamente riferimento alla dittatura fascista da cui si era usciti da poco e nei cui confronti Sciascia ha preso distanza, diciamo, già dalla fine degli anni 30. Sono delle favole sul modello di Esopo, in cui compaiono degli animali, animali che assumono forme umane. Il modello è anche quello della fattoria degli animali di Orwell, a cui Sciascia fa riferimento. E quello che Sciascia vuole mostrare è come il fascismo, ma il discorso si può estendere ad ogni regime totalitario, include anche lo stalinismo, nei cui confronti Sciascia sarà da sempre critico. Dicevo, nei regimi totalitari viene elevato un monumento all'arroganza, al trionfalismo, al servilismo, alla delega delle responsabilità. La prima favola ricorda il famoso passo, no? Superior stabat lupus, il lupo che sta nella parte alta dove scorre il ruscello e accusa l'agnello di intorbidargli l'acqua, cosa impossibile perché l'agnello sta più in basso, ma, come dire, in un regime totalitario non c'è neanche più bisogno di giustificazioni per sbranare
gli individui più deboli. Quello che emerge da queste favole è una componente che poi ricorrerà spesso in Sciascia, cioè l'eterna legge del potere. Il potere che diventa oppressione, sopraffazione, e in cui domina costantemente questo conflitto tra la vittima e il carnefice. E quindi noi abbiamo un bestiario in cui le figure degli animali corrispondono alla situazione dell'epoca fascista. Ci sono i perseguitati, ci sono i potenti che si sono fatti strada appoggiandosi a coloro che sono più potenti di loro, e spesso compaiono dei corpi straziati, no? Questa dimensione dello smembramento dei corpi, che poi tornerà in tante pagine di Sciascia, in particolare quelle dedicate anche, o che prendono spunto dalle storie delle torture all'epoca dell'Inquisizione cattolica, soprattutto in Sicilia. E Sciascia qui presta la voce ai vinti, ma certamente non ha l'illusione che questo possa bastare a riscattare le vittime. E già qui emerge una componente che poi sarà tipica di Sciascia, cioè l'idea che nella storia sostanzialmente non c'è un effettivo progresso. La storia è il ripetersi continuo della sopraffazione dei potenti sui deboli. E non c'è nessun ottimismo, diciamo così, nella possibilità di trasformare le cose. C'è una sorta di ottimismo che è affidato appunto alla scrittura, alla possibilità di raccontare queste vicende e di illuminarle appunto nella luce della carità. Adesso chiederei a Christian di leggere alcune di queste favole, pochissime, della dittatura. Superior stabat lupus. E l'agnello lo vide nello specchio torbo dell'acqua. Lasciò di bere e stette a fissare tremante quella terribile immagine specchiata. «Questa volta non ho tempo da perdere», disse il lupo, «ed ho contro di te un argomento ben più valido dell'antico. So quel che pensi di me e non provarti a negarlo». Ed un balzo gli fu sopra a lacerarlo. Le scimmie predicarono l'ordine nuovo, il regno della pace. E tra i primi entusiasti furono la tigre, il gatto, il nibbio. Poco a poco tutti gli altri animali si convinsero e fu un tripudio dolcissimo, una fraterna agape vegetariana. Ma un giorno il topo, urbanamente scherzando col gatto, si trovò rovesciato sotto le unghie del recente amico. Capì che la cosa si metteva come per l'antico e con tremula speranza ricordò al gatto i principi del nuovo regno. «Sì», rispose il gatto, «ma io sono un fondatore del nuovo regno». E gli affondò i denti nel dorso. «Va bene, mia moglie sarà la vacca che tu dici», rispose il bue all'indiscreto argomentare del cavallo. «Ma indubbiamente l'amicizia del toro mi fa onore». Dopo queste favole della dittatura, e mentre si dedica a comporre saggi di critica letteraria come quelli dedicati a Pirandello e anche saggi dedicati alla narrativa che in Italia si dice giallistica, che poi sarà uno dei temi soprattutto negli anni 60 preminenti di Sciascia,
Poi lo scrittore compone quelle che lui chiama delle cronache scolastiche. Le manderà a Italo Calvino, che ne sarà attratto in modo particolare, insomma, dirà lo stesso Calvino, questo scritto di un maestro elementare, dirà Calmuto, mi sembra molto impressionante. E quindi uscirà in rivista questa prima parte, le cronache scolastiche, che poi confluiranno in un libro che compare alla metà degli anni 50, cioè Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato dalla Terza, e accanto ai capitoli dedicati all'esperienza di maestro elementare in questo paese poverissimo in provincia di Agrigento. Regalpetra, che in realtà è un nome, diciamo, di invenzione sotto il quale si nasconde ovviamente Racalmuto, e Sciascia ci offre la cronaca della vita di un paese che in fondo è un paese qualunque della Sicilia, ed è una descrizione anche qui, come dicevamo, ironica, feroce, ma ovviamente molto amara, di questo mondo di provincia che è quello tipicamente siciliano. È un mondo in cui da un lato ci sono i galantuomini che passano la loro vita al circolo, poi Christian leggerà alcuni brani di questa vita del circolo, dominata da questo personaggio che diventa una sorta di tipo che è Don Ferdinando, esperto del mondo, che sa tutto e che in realtà poi rappresenta proprio quella dimensione di inerzia che è tipica diremmo, della classe dominante in Sicilia. Questi galantuomini sono proprietari terrieri, in genere vivono di rendita, non si occupano granché né di questioni, diciamo, economiche, né tantomeno politiche, se non in modo qualunquistico parlare male di tutto. Nel circolo passano il tempo insieme al gioco delle carte a conversare di donne e di politica. Si lamentano continuamente qualunque decisione il governo possa prendere, soprattutto se intacca la loro rendita, e a questo mondo fa da contrasto quello invece della miseria, sia dei contadini che sono privi di terra, sono braccianti, che spesso lavorano per pochi mesi nel corso dell'anno. In fondo è anche la Sicilia che emerge, ad esempio, dagli interventi di Danilo Dolci, che non a caso venne proprio in quegli anni 50 sottoposto a processo perché cercò di promuovere iniziative tra i disoccupati, contadini, pescatori di varie zone della Sicilia, ma è anche il mondo poi dei lavoratori delle miniere di zolfo, in cui si rischia continuamente anche la vita per lo scoppio del grisù, e poi dei salinari. Anche qui la situazione è quella di un proletariato che vive ai limiti della sopravvivenza e in cui anche i ragazzi già piccoli sono chiamati a svolgere un lavoro per portare avanti la famiglia. La storia di Regalpetra, di fatto Racalmuto, è narrata a partire dal 1600 e fin dall'inizio emerge questa dimensione che è quella della sopraffazione del popolo da parte dei proprietari terrieri. All'inizio, nel 1600, con due famiglie nobili che
occupano tutte le cariche amministrative, e poi la situazione rimane invariata, non cambia neanche con il Risorgimento, con l'annessione della Sicilia al nuovo Regno d'Italia. E qui ritroviamo un aspetto che poi sarà tipico di altri racconti, di altri saggi, non solo di Sciascia, ma che attraversa la letteratura siciliana, cioè l'idea che il presunto risorgimento in realtà sia stato per molti versi fallimentare, cioè le speranze di un cambiamento radicale sono ben presto andate deluse. È la storia del racconto famoso di Verga, Libertà, a proposito dell'episodio di Bronte. È la storia che ci viene narrata, che Sciascia conoscerà qualche anno dopo, no, del Gattopardo di Tommaso di Lampedusa, con la famosa immagine per cui tutto deve cambiare per fare in modo sostanzialmente che le cose restino come prima. Ed è in parte anche la storia, ovviamente, dei viceré di De Roberto, composto alla fine del 1800. Insomma, anche qui il Risorgimento si traduce sostanzialmente nel mantenimento al potere sociale e politico dei vecchi aristocratici. E in parte è quella che emerge anche dal romanzo di Pirandello, I vecchi e i giovani. Non a caso nelle parrocchie di Regalpetra, quando Sciascia fa riferimento all'epopea dei Mille, non c'è nessun tono trionfalistico. Poi ci sarà un racconto dal titolo Il 48, più avanti, in cui questo tema sarà affrontato di nuovo. Quando parla dell'arrivo dei garibaldini, dice: passarono i garibaldini da Regalpetra, misero un uomo contro il muro di una chiesa e lo fucilarono, un povero ladro di campagna. E non dice altro, no? Anche qui i garibaldini appaiono in un certo senso come una entità straniera, una delle tante, che pretende di rimettere le cose a posto, ma in realtà perpetua le vecchie ingiustizie. E i Carusi, i ragazzini giovani, continuano a lavorare nell'inferno delle zolfare per 14 ore al giorno. E neanche il regime fascista modifica questa realtà di sopraffazione, anzi, di fatto la conferma. C'è nelle parrocchie di Regalpetra questo episodio che viene raccontato dall'io narrante, che per molti versi è ovviamente lo stesso Sciascia, di quando da bambino una zia teneva nascosto nell'armadio il ritratto di Matteotti, tenuto nascosto perché ovviamente si sarebbe rischiato il carcere sotto il fascismo ad esporlo. È il simbolo di un crimine impunito, che però non è stato cancellato dalla storia e che per molti versi rimane lì, è vero, nascosto nell'armadio, ma è come se potesse dare forze, energia morale. Non è tanto, come dire, un ideale politico. È l'idea che comunque è possibile lottare per riscattare e modificare la situazione. E poi, come racconta nelle parrocchie di Regalpetra, emerge sempre più anche il ruolo della mafia. Dicevamo di questo circolo dei galantuomini, il circolo della concordia. C'è un brano in cui si parla appunto di Don Ferdinando, in cui questa dimensione appunto emerge con chiarezza. E adesso chiederei a Christian se vuole leggerlo. Quello che Sì.
Se nei discorsi che sulle donne si accendono ogni giorno gli stessi episodi, con restauri e aggiunte di poca entità, Don Ferdinando piglia coscienza per qualche maldestra frase che i giovani stanno sfottendolo, subito cambia umore e argomento. Siete buoni solo a fare questi discorsi, dice. Andatevene a fare un concorso piuttosto. E vi vedrò cadere come le pere marce. Sì, al concorso vi voglio, tu e tu, indica quelli che già in qualche concorso sono stati bocciati. Una vampata vi fanno fare ai concorsi. A 25, a 30 anni, se vostro padre non vi mette 100 lire in tasca, manco le sigarette per la giornata potete comprare. Alla vostra età, noi. È risaputo che a 25 anni Don Ferdinando aveva già liquidato una zolfara scappando a Venezia con una ballerina e a 30 già aveva cominciato a vendere qualche salma di terra. Ma i vecchi intorno, con faccia accorata, annuiscono. Don Ferdinando continua. Sì, col governo ve la prendete, coi professori delle commissioni, con l'intrallazzo che c'è. Io al governo. Sapete che vi farei? Volete un posto? Vi direi. Ho un posto per voi. Quello che ci vuole, andate a scaricare merci alla stazione o a sterrare nelle strade. La forza l'avete. I giovani tentano ancora di scherzare, ma se noi ci mettiamo a fare il lavoro dei braccianti, finisce che i braccianti muoiono di fame. No, dice implacabile Don Ferdinando. I braccianti li manderei a far scuola. A scrivere negli uffici, certo faranno meglio di voi. Sangue della. Voi sapete forse scrivere? Quando mai si è scritto un italiano come quello che voi scrivete? Uno di voi 10 errori di grammatica ha fatto nella domanda del porto d'armi. Credete che non si sappiano certe cose? Se non vi danno la pedata nel culo, un posto non l'afferrate di sicuro. Così. Avete passato le scuole e così arriverete ad un posto, se ci arriverete. Col monsignore, col deputato, non mi fate parlare, che poi mi viene il sangue agli occhi e dico anche quello che non dovrei dire. Anche questa scena, quasi invariabilmente ogni giorno, si ripete. Dette da un altro, queste cose farebbero nascere tempesta. Ma di una sorta di immunità gode Don Ferdinando. È un'istituzione, la bocca della verità. Siamo però nella terra dove il pirandellismo ha radici e la verità continuamente muta in Don Ferdinando, in ciascuno di noi muta, al tocco dell'opposta verità si consuma. Tra poco Don Ferdinando penserà a suo figlio, ha il diploma di maestro e fa scuola serale gratis. Nella parrocchia di San Giuseppe. E dunque dirà l'opposta verità, che i giovani sono meglio che i suoi tempi, hanno più senno, sono vecchi per le preoccupazioni che hanno, umiliati, e non è colpa loro se hanno avuto bestie di professori, quasi tutti fascisti professori. E che volete che insegni un professore che è fascista? Un fascista, né storia, né geografia conosce. Non li sentite i discorsi che fanno? Per Don Ferdinando, storia e geografia fanno la spina dorsale della scuola. Il suo slogan abituale è che Mussolini non poteva vincere la guerra perché non sapeva di geografia. Rileggetevi il discorso di quando ha dichiarato guerra all'America, dice. E non gli si può dare torto. Don Ferdinando gode di immunità. Anche quando pronuncia sul fascismo gagliardi giudizi di condanna. E poi Don Ferdinando è antifascista ma monarchico. Durante il fascismo ce l'aveva col re. Ora che il re se n'è andato è diventato monarchico, perché è sicuro che il re non ritornerà più. Si è così assicurata una posizione contraria.
per tutta la vita. È anticomunista per ragioni di famiglia. Il nome di Togliatti lo fa saltar su come un gatto arrabbiato. Per il resto, dice, i comunisti non mi fanno né freddo né caldo. Se dobbiamo spartire, spartiremo tutto, anche le donne. A me, oltre mia moglie, me ne toccheranno un paio. In verità, è ossessionato dal fatto che i comunisti danno la terra a chi lavora. Don Ferdinando è l'essenza stessa del circolo della concordia, spirito e memoria del circolo, statuto e prassi. Ha una specie di teoria razzista per lisciare un socio dal verso del pelo e per conoscerne segreti, difetti e debolezze. Gli basta estrarre dalla memoria la cartella genealogica, il padre, la madre, i nonni, gli zii. Ha formidabile memoria. Di uno diffidente e di testarda ignoranza dice: questo è tutto suo nonno. Suo nonno non volle mai credere che i treni andavano per la forza del vapore. Quando lo portarono alla stazione a vedere il primo treno che passava, lo guardò bene con gli occhi, che li aveva quanto un grano, e disse: non mi fottono, i cavalli li avranno messi dentro. Di uno che pacificamente sopporta le corna, è come suo zio. Suo zio si mise in testa di sposare una di quelle. Io gli dicevo: lascia perdere, è stata l'amante del delegato del pretore di Don Luigi Crisci, del sacrestano della matrice. Sapete che mi rispose? Ferdinà, ho deciso, me la sposo e li faccio cornuti tutti tutti. In un aneddoto condensa un carattere, dà a fatti anche insignificanti lo stile e il taglio di un racconto. Ascoltarlo nelle lunghe serate di noia è l'unica cosa che un uomo saggio possa fare a Regalpetra. Rispetto a questo universo del circolo della concordia e dei galantuomini sta il popolo dei reietti, quello degli zolfatari soprattutto. E Sciascia vuole mostrare, un po' in linea anche con la poetica neorealistica del tempo, da cui si sta comunque allontanando, qual è la condizione in cui vivono queste classi povere: una paga misera, il rischio di morte sul lavoro, e questo conflitto però tra i signori, i possidenti terrieri in gran parte, che hanno confidato anche nel fascismo e che poi si sono schierati con le nuove forze di governo nel dopoguerra rispetto ai servi, è un conflitto che si riproduce immutato ad ogni generazione. E questo mondo di reietti è un mondo a cui il potere rimane, diciamo, estraneo e incomprensibile. Come la morte, dice Sciascia, le logiche del potere sono avvolte da questa luce sacrale. In qualche modo già si delinea quell'aspetto per cui lo Stato è epifania, manifestazione di un potere che accampa anche dei vessilli mistico-religiosi e che proprio per questo finiscono per sfuggire alla comprensione degli esseri umani. È l'idea in fondo di un potere come male radicale, che per alcuni versi lo accomuna all'amico, poi ne parleremo, all'amico Pasolini. È vero, come dicevamo prima, che la scrittura è uno dei pochi modi in cui diventerebbe possibile cambiare la situazione, la scrittura nel senso anche della cultura, ma la popolazione nei confronti della penna nutre in genere grande fiducia, ma appunto perché la scrittura e la cultura risultano estranee in questo loro limbo sostanzialmente religioso. Nella prefazione del 56
alle parrocchie di Regalpetra. Sciascia scriveva da neoilluminista per molti versi, anche se è un illuminismo pervaso da molte zone d'ombra. Diceva: credo nella ragione umana e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono. Ma pare che in Italia basta ci si affacci a parlare il linguaggio della ragione per essere accusati di mettere la bandiera rossa alla finestra. E l'idea che la scrittura possa ristabilire il torto, l'idea che il colpo della penna ristabilisca il diritto, consenta di fugare l'ingiustizia e il sopruso. Quest'idea diffusa tra i poveri, spesso analfabeti, è, dice Sciascia, in fondo anche la mia. Un po' di fede nelle cose scritte ce l'ho anch'io, come la povera gente di Regalpetra. E questa è la sola giustificazione che avanzo per queste pagine. Ma accanto a questa fiducia nella possibilità di cambiare qualcosa attraverso la scrittura, la letteratura, in qualche modo più ancora che attraverso la politica, c'è anche una visione abbastanza desolata e desolante della sua attività di maestro. Le pagine delle cronache scolastiche sono forse quelle più amare, in cui non c'è assolutamente nessuna esaltazione della missione dell'insegnante, che viene totalmente svilita dalle condizioni sociali in cui vivono i suoi alunni. Sono bambini che il mattino vanno a scuola controvoglia, il pomeriggio sono costretti a lavorare. E lui stesso ammette come insegnante di avere un forte disagio esistenziale. Non amo la scuola. Dice di entrare in aula con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie. Di fronte a questi ragazzi poverissimi che scribacchiano stracchi i loro esercizi, che piantano la mette da barba nel legno dei banchi e poi le pizzicano come fossero chitarre, che bestemmiano, si scambiano oscenità sulle madri e le sorelle e che rispettano soltanto, come dice Sciascia, la verga a nodi, il bastone che li raddrizzi. Ecco, di fronte a tutto questo non è possibile sperare che la letteratura che vuole redimere lo strazio di queste vite possa dare dei risultati. La poesia li lascia indifferenti, ma lo stesso Sciascia dice che la sorte di questi suoi studenti avrebbe potuto essere la sua. Anche lui, nei suoi bisnonni, discende da zolfatari. Anche lui potrebbe tornare o avrebbe potuto tornare nella miniera. La sua condizione è fragile, la condizione in fondo quasi privilegiata del maestro che è un intellettuale. Basta un leggero urto per ruzzolare dalle scale del mondo. Ora, su questo tema della scrittura, avvolta da un'aura mistico-religiosa, sacrale, Sciascia torna in un passo che adesso chiedo a Christian di leggere, pagine 78-80 più o meno, dopodiché ci fermiamo per questa prima occasione, poi proseguiremo nelle altre lezioni. Chiedo appunto a Christian di leggere proprio perché emerge questa componente metafisica che poi ritroveremo anche nel Giorno delle Civetta, in molte altre opere di Sciascia, quella componente, dicevamo, pirandelliana, no?
della letteratura che in qualche, scusate, della scrittura che certifica l'esistenza, che dà un'identità e quindi appunto è avvolta in un'aura metafisica. Prego. A seguire, attraverso i verbali di una riunione della Giunta e del Consiglio, le aggrovigliate vicende delle amministrazioni comunali di Regalpetra, si ha l'impressione di entrare in un mondo in cui un gioco di sofismi, di sottintesi, di inganni, casi personali in guerra fredda o in guerra guerreggiata, si esalti come puro arabesco, al di là di ogni rapporto con la comunità. L'unico momento in cui un concreto rapporto passa tra l'amministratore e il cittadino è quello del certificato. Quando il sindaco certifica nascita, identità o morte, atto che altrove può essere considerato di ordinaria amministrazione, qui investito di metafisica luce. Perché non è il pensiero o la fede che ci salva dal caos, ma è il certificato. Senza il certificato, fantasmi siamo. Sindaco e cittadino conferiscono dunque all'atto della firma un senso religioso. La burocrazia, che è in Sicilia istituzione metafisica, e come istituzione metafisica bestemmiata, trova un vertice di consacrazione nella firma. Quando un sindaco ha firmato i certificati è come un prete che ha detto messa. Per la giornata è in pace con la propria coscienza e con la comunità. È come un artista che ha creato personaggi. Qualcuno ne ha fatto morire. La storia di un paese per un giorno ha creato. La maggiore offesa che un sindaco può fare agli assessori è quella di togliere loro la firma. Così fece l'ultimo sindaco quando ebbe rivelazione dell'atroce diffamazione che correva. Sembrò un colpo di Stato. In quanto entità metafisica, l'amministrazione comunale, sotto segni e simboli burocratici, è contemplazione della morte. Perciò, nel registro delle deliberazioni, frequentemente si vede affiorare la preoccupazione per il cimitero. Ogni giorno il sindaco crea un morto. I morti pesano più dei vivi. Ognuno a suo modo vive, ma tutti moriremo. C'è il senso che i morti facciano ressa e il cimitero non basti a contenerli tutti. Un uomo che almeno da morto stia comodo, abbia per sé 2 metri quadrati di terra asciutta. Il contadino che parla della riforma agraria dice: «Certo che avrò la terra, quella del cimitero, non me la negano di sicuro». Perciò gli amministratori si preoccupano del cimitero. È da 10 anni che un progetto per l'ampliamento del cimitero comunale si trascina dentro la tempestosa vita del Consiglio Comunale. È come una frase tematica che continuamente ritorna e si dissolve. Forse è per questo che nessun progetto mai giungerà all'approvazione. I morti intanto infittiscono, per mancanza di spazio sono disposti a strati, 2 strati di morti sotto il marmo e l'erba del cimitero. Tra l'altro, il cimitero ha una zona che dà acqua. Nel giro di pochi mesi le casse infracidiscono. Il pensiero dei morti che stanno a marcire nell'acqua ossessiona i vivi. Il pensiero del posto asciutto credo che splenda come speranza ultima nell'occhio morente. I congiunti pregano il sindaco: «Mi raccomando, un posto asciutto». È la sola cosa che a Regalpetra si può chiedere a un sindaco. Per quel che mi riguarda, ho ragione di credere che non mi toccherà un posto asciutto. Dovrebbero farmi un tabuto a forma di barca.